Ragazzuoli, ben ritornati in un nuovo video di carte Pokémon. Ben ritornati in un nuovo video di carte Pokémon. Oggi è un video dove potremmo piangere oppure gioire. Ridere. Come vedete abbiamo 5 pacchetti, sempre del solito Zenith Regale, e una bacinella d'acqua. E vi chiedete, cosa serve la bacinella d'acqua? Lo sapete che la cosa che fa più male alle carte dopo dargli fuoco è metterla nell'acqua, quindi perderebbero completamente il loro valore. Oggi apriremo questi 5 pacchetti e uno di questi 5, ovviamente scelto dal buon e caro Nico, verrà completamente immerso nell'acqua una volta aperto. Questa qui sarà probabilmente questo, sarà questo. Pensa qua, che responsabilità sarà quello, potrei bruciarti o sarà tipo questo. 500 euro oppure 2 euro. No, sai che non lo so quant'è il massimo della carta che si possa pullare in questo set Zenith Regale, non mi ricordo, adesso vado a controllare. Intanto te direi, io comincio a scegliere il primo. Ovviamente l'ultimo è quello che ovviamente mettiamo. È ovvio, l'ultimo. Allora, va bene. Vai. Io direi allora di partire dal 3, perché quello in mezzo vediamo è quello giusto. Quindi allora andiamo qua, io ho problemi gravi ad aprire le carte, quindi ci proverò, ma penso di aver bisogno dell'aiuto da casa. No, non ti preoccupare, vai tranquillo. Ma ci metto un quarto d'ora. Allora, la carta più rara è un Mewtwo Viastro, che ho appena guardato dal nostro caro amico Make-A-Wish, che lui di carte ne sa sicuramente più di me. Io le distruggo e basta, sono una persona orribile. È circa 100 e qualcosa euro, quindi Nico, butteresti via probabilmente 100 euro, okay, di carta. Devi stare attento. Lo troviamo. Qui abbiamo un codice, molto bello. Poi, allora, ho imparato, devo fare 4 carte. Vai. E devo mettere sotto. Sì. Ok. Bravo. Energia. E abbiamo l'energia di questo tipo metallo. Poi abbiamo Amici Aizui, Shaimin molto carino, un martellone, sono in bello il martellone, sì. Ci piace. Poi abbiamo questo coso elettro. Oddio, che bellino. Abbiamo Shinx. Sai e che mi sa che abbiamo sotto c'è un Pacham, che bello, non l'avevo visto in vita mia. Come e non poi visto? No, non l'avevo visto. Un Snorunt. Snorunt. Oh, abbiamo già, oh mio Dio, no, già un God Pack. Allora abbiamo un Magmortar molto bello, bellissimo, non so se si vede, questa ma è bellissimo. Ce l'ho anche giapponese questa full art, molto figa. E sotto vai, sotto oh, abbiamo uno Zacian. Bellissimo pool. Poi guarderemo ovviamente quanto costa. Io devo fare una cosa, però non ho fatto ancora. Prendiamo le bustine protettive. Ah, giustamente. Questo Zacian è molto bello, ovviamente spada e scudo Pokémon molto bello. Dai, secondo me come primo pacchetto ci siamo, Direi che comunque come primo pacchetto non te la stai cavando per niente male. Tu comunque hai una fortuna esagerata in sti pacchetti, perché sia mai che io riesco a prendere qualcosa di decente. E ovviamente chi lo prende al primo colpo? Il buon e caro Nico. Vabbè, magari possiamo trovare ancora di meglio, che ne sai? Perché ora, secondo pacchetto te lo scegli tu. Come lo devo scegliere io? Eh sì, uno dai. Vabbè, uno allora, puoi salvare. C'è da dire una roba, ragazzi, che questi pacchetti li ha scelti Nico. Esatto. E io prenderò questo qua. Adesso andiamo ad aprire questo bel pacchettino qua. Allora, rimescoliamo questi intanto. Ah, proprio li rimescoli? Sì, il fato sceglierà. Tecnica dello spacca tutto, perché tanto sei buddy. Buttiamo lì la cosa. Terra la buttata. Il codicino che serve sempre. Questo si lancia che così. 4 carticine. Vediamo se ho fatto giusto. Voilà. Oh, okay. Guarda che bella questa energia. Guarda che bella. Te la faccio proprio vedere bene. Scambio di energia. Scarpe da trekking. Sai Lunaton. Che mi puzza come pacchetto. Shinx. Larvesta. E io speravo di questo qua, Seal. Vediamo, Merip full art e sotto un bel niente. Che schifo. Mannaggia, raga, abbiamo salvato solo un Merip full art. Che boh, sì, avrei preferito che questo qua finisse in acqua, sinceramente. E ti devo dire che l'ansia sta salendo, perché rimangono 3 pacchetti tre e pacchetti, non sappiamo e cosa adesso c'è all'interno. Andiamo ad aprire il terzo pacchetto. E tutti sanno che 3 è 3, ma noi prendiamo il 2. Ah, hai okay capito il mio ragionamento? Sì. Io ho paura, io te lo giuro. Ho vabbè, paura ancora di quello che può succedere. No, ancora devi stare tranquillo, perché questo non si butta. È l'ultimo che si butta. Sì, ho capito, ma se nell'ultimo c'è 200 euro di carta, cosa facciamo, Nico? Lo butti comunque. Nico mi ha buttato 200 euro, titolo del video. A posto così, direi. Ho sbagliato più ad aprire il pacchetto di nuovo, ma questa cosa vuoi è una manina? No, l'ho aperto, solo che ho un problema. Ho visto una carta, ma non vabbè, ma la prima carta che la vedi ci può stare. Allora, cioè, è gradevole vedere una prima carta. Abbiamo il nostro bellissimo codicino. Ecco qua, molto bellino. Poi dobbiamo fare il trick con le 4 carte. E voilà. Io, let's go. Quando troviamo un'energia erba, vuol dire che è il pacchetto definitivo. Ok, un Graveler, una caramella Lala. Un Luxio,
Poi abbiamo un io di Galar, poi abbiamo un recupero di energia, un altro Basta 5. Ma no, comunque l'arvesta. No, è quella di prima. Adesso abbiamo un'altra full art, guarda. No. Slot la full art? No. Tangela, ok. Che brutto Tangela. Carino, però è verde, tipo sotto erba. Un altro pacchetto zero ora, nemmeno V, nemmeno nulla. È un altro pacchetto che avrei preferito. Finissi in acqua, Nico. Ogni tanto ci sta. Io non credo. Però io ora mi chiedo: quale di questi due, secondo te, è quello che fa più schifo? Perché è una bella scelta. Aspetta, dato che abbiamo tanto spazio, facciamo una bella cosa. Guarda, vicino all'acqua, mettiamo tutte queste carte. Magari non è il caso di mettere vicino all'acqua, vicino capisci? All'acqua, mettiamo quelle più belle vicino all'acqua. Ecco qua, così abbiamo un bello showcase. Ah, ok, quindi tu devi... Vabbè, ragazzi, facciamo una cosa. Lasciamo scegliere al fato, Nico. Abbiamo una moneta da gioco, ovviamente, testa e croce. Allora, aspetta, questa è croce? Ma questa qua è testa. Ok, testa, quindi questa è testa e questa è croce. Ok, tiriamo questa moneta. Abbiamo già visto. Questa cos'è? È croce. Perché testa, detto questa è testa, quello è croce. Quindi, ok, quindi questo si salva e quello si salva e caput. Quello finirà in acqua. Quindi prima di tutto apriamo quello che si salva e... Allora, quello che si salva lo abbiamo qui, io lo apro. Si aprono così i pacchetti? Non lo so tu, cioè... No. Non ti dico più nulla, va bene, allora, ok. Apriamo il pacchetto, devo girarlo di qua perché ormai ho capito che da questa parte si trova il nostro incredibile codice. Okay. Ecco qua. Stuck, al contrario, qua. E ora vediamo l'ultimo pacchetto salvabile. Che cosa ci fa salvare? Io sono in ansia, Nico. Energia, acqua, è un pacchetto brutto. No, secondo me è un bel pacchetto, ti dirò. È un pacchetto brutto, no, aspira. Ma sotto mi sembra che sia un bel pacchetto. Devi farti i cavoli tuoi. No, non puoi spiare. No, così non va bene, perdi tutto il divertimento. Allora, abbiamo poi un altro Luxio. Vabbè, però il Luxio è l'arte alternativa. No, mi fa schifo. Poi Metang fa schifo. Wayne è bellino, Pokéball, ci catturiamo un Pikachu, Corpish, non lo vuole nessuno. Oddish è il Pokémon funghetto, Orbetta, una foca. Questa potrebbe essere una bella carta. Tiro. Quindi ma dammela subito. È un allenatore, aspetta. Dammi con la carta allenatore sotto muovi. Un'altra carta. Un attimo, questa è molto bella. Quando c'è la full art così, in teoria sotto c'è o nulla. Oh, una holo firmata. Cosa hai firmata? Vedi che c'è questa la firma dell'allenatore praticamente. Quindi qui è importante. Questa è una bella carta, bit okay. Firmata, molto carina. Potrebbe valere qualcosina. Adesso dopo facciamo tutto un check di queste qua, Esatto, e vigore però, di Gardenia. Però, vuoi fare il check adesso? Così capisci quanto guadagnate e poi quanto perdi? Vabbè, facciamo sto check adesso. Ovviamente, come al solito, il prezzo teniamo il Federic Store, anche se sappiamo che i prezzi sono leggermente più alti rispetto a Card Market, però siamo in Italia, ragazzi, quindi voglio tenere l'orgoglio italiano. Grazie Federic che ci proponi sempre tutte queste bellissime cose. Vediamo. Allora, Zacian non mi sembra che valga tanto. Secondo ora me lo cerchiamo. Allora, adesso li controlliamo. Facciamoci una testa e poi facciamo la somma. Ragazzi, ora io ve lo faccio vedere da qua. Questa carta, questa qua molto bellina, vale la bellezza di 55 euro. Quindi abbiamo salvato per ora 60 euro guardando le prime due Zacian, su 11 euro ovviamente sempre sul Federic Store. Vigore di Gardenia 54 euro. Guarda che 55 sempre sul è Federic buonissimo. Store. Vabbè, sì, e adesso vediamo. Magmortar secondo me non vale tanto Magmortar, te lo dico. Un portiere prevenuto. 15 euro anche per Magmortar e anche per 15 euro per Merit. Sempre perché quindi ovviamente siamo, sono full art. Siamo a 60 più 30, siamo a 90. E ci rimango con queste due che queste io guardo due... questa che è preziosa secondo me. Vabbè, Tangela non vale niente, te lo dico. Varrà un euro, varrà questa carta. 004159. 90 centesimi questa Holo Reverse. E questa 8 euro, quindi siamo sui 100 per il momento. Siamo sui 100 euro. Guadagnati. Spesi 35, guadagnati 100, direi sì, che ci siamo. Ma possiamo quindi buttare via un altro 100 euro? Assolutamente sì, ma a prescindere da tutto questo pacchetto verrà buttato via. Quindi io direi di mettere il nostro protagonista al centro del nostro tavolo. Farei una cosa io prima. Cosa? Lo aprirei. No, faccio io, guarda, non ti preoccupare, ho tutto già studiato. Allora, c'è stato un tentativo di manomissione. Non è vero. C'è stato un tentativo di manomissione che io ho fermato. Io ho provato a convincere Nico a non farlo. Buddy mi ha detto, dai, facciamo che guardiamo, magari buttiamo via 100 euro. Io gli ho detto, no. Quindi, no. Come vedete, il pacchetto è ben chiuso, sigillato. Adesso questa cosa potremmo pentirci probabilmente. Però io già lo so che piangerò. No, dai, secondo me ci siamo. Allora, guarda, dato che le cose belle le abbiamo già trovate, secondo me questo fa schifo. No, Nico. Ma ormai siamo ben sopra, non ci interessa. Allora, ma può essere qua. Ben sopra quanto vuoi. Qua. Allora, qui abbiamo il codice che non lo bagniamo perché ovviamente serve non a noi ma a loro. Benissimo. Ora, come la facciamo la questione? Io direi di farla in questo modo, guarda, proprio per soffrire il più possibile. Ah, cioè tipo
Ah, proprio bucciate dentro così. No, vabbè, lasciali allora a questo punto, le lasci dentro. Ah, le lascio proprio così. Molla. Le a questo punto. Madonna. C'è raga. Una V-Max, ragazzi. C'è una V. Fermati, fermati. Ah. Oh. Ma zero ora V-Max! Che mi hai buttato in acqua! Lasciala giù, deve impregnarsi bene d'acqua. Ok, guardiamo allora con calma. Peschiamole la prima. Abbiamo una energia di tipo buio. Nico, no, muoviti che lo vedo già quel zero ora. Lascialo lì, non importa. Nico, Nico! Scusate che si stanno attaccando un po' tanto. Nico, prendi quel zero. Abbiamo delle scarpe da trekking che stanno galleggiando. Non so se lo state notando, ma secondo prendi me prendi quel zero ora. Lascialo giù un attimino. Allora, le scarpe da trekking. Poi fammi abbiamo vedere se non ce l'ho. Un altro fammi shine. Vedere se non ce l'ho. Ok, vedete che si sta un po' scolorendo. Questa è l'acqua che sta facendo effetto. Prendiamo ovviamente la V-Max per ultima, perché nel pacchetto le V-Max Nico ti odio! Si prendono. Tira fuori sta zerora! Un attimo che si sta impregnando. Nico! Allora, oh! Guarda questo olo! Nico no! Ambizioni di Camilla olo! Nico sono 90 euro di carta! Cavolo non è Nico sono 90 euro di carta! No, stai scherzando! Nico sono 90 euro di... Bagni tutto! Nico sono... Nico mettila da su... Ragazzi, un attimo che Buddy sta impazzendo. Nico! Dobbiamo ancora Nico finire. Sono 90 euro di carta! Devi stare zitto un attimino. Guarda, questo si sta impregnando tutto. Nico, sono 90 euro di carta! Vuoi rimetterlo dentro? Nico, tira fuori anche l'altra! Sì, ok. Abbiamo poi, infine... Nico! No, questo per ultimo. Nico, mi devi 100 e passa euro! No, no. Guarda Nico. Questo Mr. Mime. E infine abbiamo... Nico! Questo. E come ultimo, ma non per importanza... Nico! Nico! Hai buttato via 200 euro di carte! Ma che 200 euro? Nico! Ma sono... sì, dai, saranno 25. Nico! Un attimino che mi asciugo le mani. Nico, non sto scherzando. Te lo dico subito quanto sono, guarda. Io non ho parole. No, 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 stai tranquillo. Sto che... male. No, guarda, andrà Nico, sto male, Nico, sto male. Tranquillo, dopo andiamo a mangiare. Nico, fai. Svengo. No, 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 allora abbiamo... Quello vuoi controllare prima, quella olo? Nico, sono 50... Ah, mio... Allora, questa qui, questa bellissima carta, ha un valore... Non la trovo sul Fedrix Store, purtroppo. Guarda sul card market. Qua, l'ho trovato. Ha un valore di ben 80 euro. Nico, 80 Nico asciuga la mannaggia chi tu non lo... E manna... quindi 80 euro buttati. No, Nico, dai, porco. Quest'altra invece avrà un valore secondo me minore. No, raga, c'ho tutti i bordi andati. Raga, è buttata sta carta pur... Scusa, per favore. Che pupazza. 80... Nico, tu lo sai quanto è rara sta carta da trovare? Molto. Abbastanza. Vabbè, in compenso questa vale 15 euro. Quindi in sostanza abbiamo buttato 70 più 15, 85 euro. Quindi sì, stasera ma... offri la cena. Sì, ma... Vabbè, guarda che sta tutto bene. Cioè, vedi, un pochino è bagnato al bordo. Non so se vedete, è un po' dilatato. Però, in fondo... Ci vediamo nel prossimo video, raga. Sto per vomitare. Ci vediamo, ciao. Ciao, ciao a tutti. Visto che... Lo sappiamo che questa roba ci ha fatto stare male a entrambi. Faremo una cosa: quando queste due carte si asciugheranno, io e Nico le firmeremo e le regaleremo a qualcuno di voi, ovviamente. Perché purtroppo, cioè, qua non si può fare altro. Hanno valore comunque perché le firmeremo e per noi avrà valore. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao a tutti, veramente voglio piangere.